gente di tutto il mondo. Il momento è grave. Il 7 gennaio 2015 la libertà di espressione è stata attaccata. I terroristi hanno fatto irruzione negli uffici della rivista Charlie Hebdo e assassinato diversi designer, giornalisti e due poliziotti. Attoniti e sconvolti non possiamo lasciarci abbattere. È nostro dovere reagire. Siamo tutti colpiti dalla morte di Cabus, Sharp, Genius, Polinsky. Artisti di talento che sono stati massacrati per le loro opinioni e per la libertà di stampa. Charlie Hebdo, una figura storica del giornalismo satirico, è stata presa di mira da sicari vigliacchi. Anonymous ha sempre combattuto per la libertà di espressione e la libertà di stampa. Non smetteremo mai. Anonymous ricorda ad ogni cittadino quanto la libertà di stampa sia uno dei principi fondamentali della democrazia. È responsabilità di tutti difenderla. Abbiamo sempre lottato per le libertà di espressione. Non ci fermeremo ora. Attaccare la libertà di espressione è attaccare Anonymous. Noi non lo permettiamo. Tutte le aziende e le organizzazioni connesse a questi attacchi terroristici si aspettino una reazione massiccia di Anonymous. Vi rintracceremo, vi troveremo e non ci fermeremo mai.